la situazione all'ospedale San Donato? Piuttosto fluida, mi pare. Sì, è una situazione fluida. Abbiamo un numero di ricoverati che giornalmente rimane pressoché costante, però abbiamo un andamento di ricoveri e di dimissioni che ci permette di affermare che noi possiamo mantenere questo equilibrio grazie al fatto che ci sono pazienti che tutti i giorni migliorano, tutti i giorni possono essere trasferiti presso gli ospedali con degenza intermedia e possono essere anche riconsegnati ai familiari al domicilio. In questo momento non abbiamo raggiunto i picchi che per esempio abbiamo raggiunto durante la seconda ondata autunnale, quindi possiamo ancora gestire un margine di sicurezza che per noi è importante. Avete iniziato le terapie con gli anticorpi monoclonali? Sono iniziate da pochissimi giorni, c'è un percorso definito che permette l'individuazione dei pazienti che hanno le caratteristiche per poter essere inseriti nel percorso stesso dal personale territoriale delle USCA e che vengono poi valutati congiuntamente dagli specialisti infettivologi. Quindi ci auguriamo che anche questo percorso, parallelamente a tutti gli altri che sono stati messi in atto, primi fra tutti ovviamente i vaccini, possa permettere di garantire un miglioramento delle condizioni generali dei pazienti ammalati e quindi possa ridurre la pressione ospedaliera. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza il lavoro e la collaborazione di medici e infermieri. Sicuramente è così, quindi oggi si rinnova quello che è un po' il patto, no? Tra gli infermieri, i professionisti e i cittadini, quindi è una dimensione che parte dalla fiducia e oggi anche grazie a questa situazione ci mettiamo nella condizione di rinnovare un patto di fiducia nei confronti di professionisti che hanno dato molto durante l'anno, stanno ancora dando e la stanchezza comincia a farsi sentire, però non si molla, quindi si continua ad erogare le stesse prestazioni con lo stesso entusiasmo, la stessa competenza e la stessa passione dell'inizio.